Medico risponde, diamo il buongiorno come tutti i venerdì al professor Matteo Bassetti, direttore del Dipartimento Interaziendale Regionale delle Malattie Infettive. Buongiorno professore. Buongiorno, buongiorno a lei. 347-6766-291 per le vostre domande, 800-640-771 per le vostre telefonate in diretta. Professor Bassetti, vediamo le curve sia di influenza che di Covid scendere così come era stato previsto, una normalità che ormai ci siamo ripresi, diciamo. È il momento nel quale si può guardare un po' più in là, cioè a che cosa succederà e quella che sarà sostanzialmente una sorta di normalità di convivenza con il virus di cui stiamo parlando tanto, senza diciamo queste corse a terza, quarta, quinta dose, ma quel richiamo annuale di cui tante volte lei ci aveva parlato? Ma io credo che siamo, allora, tanto diciamo questo, tra poco più di pochi giorni si celebreranno 3 anni dall'inizio dell'emergenza. Ricorderete bene il 31 di gennaio del 2020 abbiamo iniziato questo bruttissimo periodo che mi auguro si sia già concluso, nel senso che la fase dell'emergenza è ampiamente finita, ma non è finita in questo mese di gennaio del 2023, è probabilmente finita ben prima, nel senso che già nel 2022 abbiamo avuto ampi segni che di emergenza non ce ne fosse più traccia. È chiaro che noi dobbiamo ancora convivere con questo virus e ci conviveremo ancora molto a lungo, ma convivere con questo virus cosa vuol dire? Vuol dire che dobbiamo tornare a una fase di normalità. Questo è uno dei tanti virus che causano infezioni respiratorie e quindi competerà e già sta competendo con il virus dell'influenza, col virus respiratorio sinsiziale, con altri microbi che causano infezioni delle vie respiratorie, e quindi dobbiamo necessariamente tornare a una normalità. E quindi è assurdo ciò che oggi continua ad avvenire, per esempio divieti per le persone di entrare negli ospedali, divieti di entrare all'interno delle strutture dove le donne partoriscono, necessità di fare i tamponi per andare a fare degli esami radiologici, necessità di fare i tamponi per entrare negli studi televisivi, tutte cose che oggi sono completamente fuori dal mondo. Cioè il ritorno alla normalità clinica deve avere anche un ritorno alla normalità burocratica, amministrativa e di regole, se no vuol dire che alla normalità non ci siamo tornati. Quindi noi oggi, e lo dico da medico, viviamo una situazione assolutamente normale, cioè alle mie spalle oggi i Covid che sono ricoverati e sono pochissimi convivono con tutte le altre infezioni, cioè fondamentalmente stanno in una stanza separata ma hanno un percorso molto simile a quello che noi abbiamo sempre fatto con tutte le altre infezioni del passato. E quindi questa normalità che viviamo noi medici spero che la possano vivere anche i cittadini, avendo e rivolgendosi alle strutture sanitarie dove evidentemente oggi il Covid è uno dei tanti problemi di salute con cui convivere, ma da cui non essere evidentemente né terrorizzati dal punto di vista clinico, né tantomeno terrorizzati e cambiati nell'atteggiamento dalla burocrazia. Pronto, buongiorno. Io desidererei parlare col professore. La sta ascoltando in diretta, signora. Sì, prego, grazie. Faccia la sua domanda. Allora, professore, il 23 dicembre lei ha parlato di un medicinale, perché io non ho il Covid, per mia fortuna il Covid l'ho passato, per la cistite, che non servono gli antibiotici, ma serve, c'è un prodotto che vendono in Svizzera oppure al Vaticano. Il nome di questo medicinale desidererei sapere, per cortesia. Allora, penso che lei si riferisca a è un integratore alimentare che serve, sono dei lisati di batteri che servono per ridurre il rischio di avere delle ricorrenze infettive a livello urinario, quindi fondamentalmente le cistiti, e il prodotto si chiama Urovaxon, che appunto in Italia non è in commercio. Allora, ho fatto il Covid il 24 di novembre, sono andata a prenotare il richiamo, ma mi è stato detto che è troppo presto, devo andare a marzo. È corretto? Ho 75 anni, grazie Candida. Ma guardi, allora io credo questo, che oggi bisogna far passare in qualche modo da una inoculazione all'altra 120 giorni, dopodiché
Io penso che una persona che ha 75 anni, che ha fatto il Covid in qualche modo a novembre, farebbe bene oggi comunque ad essere vaccinata con i nuovi vaccini aggiornati. Ripeto, non è la situazione di un sessantenne in cui tutto sommato non ci sono grandi problemi. Un 75enne, secondo me, è bene che sia coperto il prima possibile. Ieri con mia madre abbiamo fatto la quarta dose, oggi lei è piena di dolori e non riesce ad alzarsi dal letto. È È normale? normale, signora, voglio dire, quindi non c'è nessun tipo di problema. Il vaccino causa nel nostro organismo evidentemente una reazione, una forma di mini malattia in qualche modo, cioè perché gli anticorpi vengano stimolati è necessario che in qualche modo gli anticorpi vengano attivati e nell'attivazione degli anticorpi evidentemente ci sono dei piccoli segni, ci può essere la febbre, ci può essere il malessere, ci può essere un doloretto alle gambe. Sono segni del fatto che il vaccino funziona. Quindi evitiamo di star lì ad aspettare, ah, chissà cosa mi succederà. Io posso dirvi, il giorno che ho fatto i vaccini di richiamo, la sera sono andato a giocare a calcetto con i miei amici, senza nessun tipo di problemi, ma non perché io sia Superman, semplicemente perché io non vivo con l'ansia di avere chissà quale sintomo che mi arriva. Quindi, diciamo alla signora, tranquillizziamolo che quei sintomi possono essere molto, molto tranquilli. Poi è vero che ognuno di noi è diverso, così come ognuno di noi reagisce all'influenza in modo diverso, al Covid in modo diverso, reagisce anche al vaccino. Anche gli stessi bambini Certamente, però il quando fatto di vengono avere dei vaccinati da doloretti è neonati. perfettamente normale. Cioè, voglio dire, i doloretti o un po' di febbricola il giorno dopo la vaccinazione ci sono sempre stati anche per altri vaccini precedentemente, quindi è perfettamente normale, tanto è vero che ciò che avviene nei primi 2 giorni non dovrebbe neanche essere, come dire, segnalato, cioè non devono essere segnalati come effetti collaterali, sono effetti normali della vaccinazione. Pronto, buongiorno. Buongiorno. Prego. Volevo chiedere una cosa al dottor Bassetti. Sì. Io ho visto su, si chiama, su, aspetti, Madonna di Dio, come Vabbè, chiama? l'avrà visto da qualche parte, non si Vabbè, preoccupi, dove l'ha vada a fare la visto? domanda, vada. Ecco, che lui ha sponsorizzato un medicinale per No, l'artrosi. oh mamma mia, ma l'abbiamo no, no, no. detto decine, centinaia di volte. È un anno che è stato denunciato la Procura della Repubblica, la Polizia Postale, lo ha seguito Striscia la Notizia. Io l'avrò postato sui miei social almeno 50 volte dicendo che sono tutte balle, sono tutte truffe. Ripeto, io non vendo nulla a mio nome né su Facebook, né su Instagram, né su Google, né da nessuna parte. Sono truffe, gente che si è appropriata del mio nome attraverso l'avvocato Rachele De Stefano, abbiamo denunciato tutto. Spero e mi auguro che prima o poi queste persone vengano fermate. Per il momento vi dico, non fatevi fregare. Io non vendo nessun integratore che pulisce le vene, nessuna crema che cura l'artrosi, non vendo nessuna crema per i funghi, per i vermi. Nessun prodotto per dimagrire, niente, anche perché non mi pare di esserne assolutamente competente. Quindi approfitto dello strumento e del mezzo che Primo Canale mi dedica per dire a tutti i cittadini liguri che stanno ascoltando che io non ho mai venduto niente. Quindi non fatevi fregare, sono decine e centinaia le persone che telefonano anche qua ogni mattina dicendo che hanno comprato creme e altro. Sono tutte truffe. Purtroppo in Italia la legge è lenta. E nonostante le denunce, i siti non si sono riusciti a bloccare, quindi il modo migliore per difendersi, secondo me, è quello di non abboccare a queste fregature. Io voglio solo dire in 15 secondi che questo deve insegnare soprattutto anche a noi che facciamo comunicazione quanto, nonostante i messaggi vengano ripetuti da mesi e mesi, non arrivino a volte, perché lo abbiamo già detto noi, scritto, postato, parlato con lei. E quindi purtroppo questo è un segnale, è un campanello d'allarme che abbiamo vissuto anche con la pandemia e con l'emergenza da Covid, soprattutto su tutto quello che è il mondo dei social. Quindi state molto attenti in generale, in questo, ma Ecco, anche più in Tiziana, generale. se oggi vorrà essere così gentile, così brava da fare un nuovo lancio
tramite primo canale a livello nazionale, nelle pillole che voi mettete, forse faremo un servizio pubblico, alle persone. Lo mettiamo perché lei è bravissimo anche a condividere i nostri post anche su Instagram e lo facciamo, ci mancherebbe altro. Pronto, buongiorno. Pronto? Prego, signora, buongiorno. Buongiorno, professore, ascolti, io ho 87 anni compiuti, sono anche vicino agli 88. Ho fatto due dosi di vaccino per il Covid e nel mese di luglio ho fatto il Covid. Adesso dovrei fare la quarta dose, che continua la quinta dose. Sì, la quinta dose devo fare. Sì. La continuo a rimandare, penso che dovrò farla. Allora, io non ho capito quante dosi ha fatto, perché prima ha detto due e poi ha Avevo fatto il fatto Covid. tre Sì. Ecco, dosi più il Covid. 3 dosi più il Covid, lei deve sicuramente fare la dose di richiamo, perché comunque lei deve pensare che nel 2022 ha fatto solo il Covid, quindi nella realtà lei il vaccino non lo ha fatto. Quindi per lei faccia la dose che vale per quarta e per quinta, soprattutto con questi vaccini nuovi aggiornati, che sono aggiornati per, ricordiamolo, per le varianti, cioè sono vaccini bivalenti che contengono all'interno sia il virus, diciamo, del 2020, quindi quello di Wuhan, che le varianti, Ascolti. fondamentalmente Omicron 1, 2, 4 e 5. Grazie, grazie signora. Allora, questo telespettatore Mauri scrive: volevo sapere dal professor Bassetti cosa ne pensa di questo aumento di morti improvvise legate anche all'infarto. Allora, non c'è nessun aumento di morti improvvise. Se noi guardiamo i numeri del periodo 2016-2019 e il periodo 2020, diciamo 2023, non c'è nessun aumento, zero. Sono esattamente le stesse morti che avevamo prima, di persone che purtroppo possono avere delle morti improvvise legate a dei problemi cardiovascolari, problemi neurologici o di altra natura. Quindi questi numeri che vengono messi in giro e queste idee malsane che vengono messe in giro fondamentalmente da chi è contrario ai vaccini, dicendo che le morti improvvise sono legate alle vaccinazioni, non hanno nessun correlato di tipo statistico. Quindi sono le solite false verità, o le vogliamo chiamare fake news, o le chiamiamo parole bufale, che il mondo di chi è scettico sui vaccini o chi è contrario ai vaccini mette in giro. Quindi non c'è nessun aumento di nessun tipo delle morti improvvise. La speculazione che si è fatta sulla morte dell'amico Salvatore Giuffrida è veramente vergognosa e scandalosa. Qualcuno ha detto che Salvatore Giuffrida sarebbe morto per l'effetto delle vaccinazioni. Ricordo a chi ha scritto e detto queste cose che la famiglia di Salvatore, insieme al sottoscritto, ha deciso di perseguire penalmente tutte le persone che hanno scritto queste cose, per cui si preparino chi ha scritto sotto il mio posto o altri, perché a breve riceveranno sicuramente delle comunicazioni da parte del tribunale. Perché è veramente, oltre che brutto, è veramente, credo che non ho, ecco, non ho un'espressione per definire queste persone. Ecco, chi dice queste cose e ha detto queste cose di una persona come Salvatore Giuffrida, che ha sempre creduto nei vaccini, ma ha sempre creduto nella medicina dell'evidenza, credo che abbia fatto veramente qualcosa di veramente vergognoso e indefinibile. A me queste persone fanno veramente schifo. Allora, andiamo avanti con i messaggi e le vostre telefonate. Alberto dice, 50 anni, operato per sostituzione valvola aortica in circolazione extracorporea nel 2018. Il 27 ottobre ho fatto il vaccino anti-influenzale e a novembre ho fatto il Covid, anche se ero vaccinato con 3 dosi. Secondo lei, quando devo fare la quarta dose? Un caro saluto. Non ho capito l'età di questo signore, 50. ma devo dire che allora lui non è sicuramente tra le persone ad alto rischio, nel senso che ha fatto un intervento di valvola, ma fondamentalmente non ha delle condizioni di grave problematica cardiaca, respiratoria, per cui secondo me può anche starsene così com'è. Il messaggio di Liliana le chiede se ci sono degli studi sulla vaccinazione Covid nelle donne in gravidanza, cioè se ci sono dei nuovi studi, da quello che ho capito. Guardi, quello che le posso dire è questo, che le vaccinazioni di gravidanza vanno fatte, anche perché è uscito ieri un bellissimo lavoro che dimostrerebbe come l'infezione da SARS-CoV-2 nei primi 3 mesi di gravidanza
porta a dei gravi problemi per il feto, addirittura all'aborto in una percentuale molto elevata. Per cui io quello che dico è, al di là della vaccinazione che si fa in gravidanza e andrebbe fatta, io penso che le donne che decidono di avere dei bambini farebbero bene comunque ad essere vaccinate, perché così sono già vaccinate prima e in qualche modo si fanno serenamente la loro gravidanza e evitano di avere problemi o passaggi al feto dell'infezione che, come abbiamo detto, può rappresentare un problema per il feto stesso. Allora, professore, le leggo questo messaggio di Maria, ma poi in realtà andiamo a dare una risposta, diciamo, per tutti gli altri, perché continuano in tanti a scriverci, e cioè tanti nostri telespettatori, come la signora Maria, dice 86 anni, quarta dose a maggio, quando e se devo fare la quinta? Quindi ripetiamo ancora una volta chi, e quando deve fare la quinta dose Allora, la o quinta secondo dose la booster. fanno unicamente le persone con più di 80 anni o tra quelle che hanno meno di 80 anni con delle gravissime forme di immunodepressione e immunosoppressione. Quindi, gravi immunodepressi, chi ha la leucemia, chi ha un tumore che sta facendo una chemioterapia che riduce in maniera importante le difese immunitarie, chi fa altissime dosi di cortisone. Chi fa terapie immunosoppressive, per esempio per malattie autoimmuni con farmaci biologici altamente immunosoppressivi, solo queste persone. Tutti gli altri bastano quattro dosi. Spero di essere stato chiaro. Una domanda che le voglio fare io è questa, professor Bassetti, perché molto spesso anche nelle persone che conosciamo, no, si sente dire il mio medico mi ha prescritto l'antibiotico. Noi sappiamo però, lei ci ha insegnato, che bisogna stare particolarmente attenti perché l'antibiotico resistenza è un problema, sarà un problema se continueremo in questo senso. E allora in molti si chiedono, ma com'è possibile? Che il medico di famiglia continua a prescrivermi l'antibiotico anche se non serve, aggiungo io che molte persone invece se lo auto, diciamo così, somministrano, quando invece c'è questo problema che voi denunciate da tempo. Ma allora, questo è un argomento che lei conosce e sa che a me è molto caro, quello dell'uso appropriato degli antibiotici, anche perché come presidente della Società Italiana di Terapia Antinfettiva abbiamo da sempre portato avanti la politica dell'uso appropriato degli antibiotici. Purtroppo il Covid ci ha riportato indietro di tanti anni, perché col Covid gli antibiotici sono stati utilizzati tanto e male. Da noi medici e abbiamo sicuramente sbagliato, ma anche dai pazienti in autoprescrizione. Qualcuno dice: ma com'è possibile, siccome il farmaco è prescrivibile unicamente dietro ricetta medica? No, basta vedere quello che avanzi della volta prima, la volta che vai a mettere a perdere il farmacista, la volta che vai a mettere a perdere il medico. Quindi non mi si dicano delle balle, perché fondamentalmente in Italia c'è tantissima. Diciamo non autoprescrizione, ma comunque costrizione a farsi dare l'antibiotico. Quindi dobbiamo cambiare culturalmente la testa degli italiani, perché l'italiano ha l'equazione febbre uguale infezione batterica uguale antibiotico e non è così. Per cui ha la febbre non corrisponde sempre un'infezione batterica. Può corrispondere un'infezione virale, come per esempio col Covid, con l'influenza, su cui gli antibiotici non servono assolutamente a niente. Quindi dare un antibiotico nel Covid, dare un antibiotico nell'influenza, non fa bene. Perché dico questo? Perché non funzionano, quindi non hanno un'attività nei confronti del virus. Quando evidentemente noi abbiamo la febbre e abbiamo bisogno di farla passare, usiamo degli antipiretici, cioè facciamo scendere la febbre, non usiamo gli antibiotici. Quindi è molto importante che se ci sono alcune situazioni molto poche nel Covid, nell'influenza, in cui si può usare l'antibiotico. Nella stragrande maggioranza gli antibiotici non servono, ma non lo dice Bassetti, uno dice, ma lo dicono tutte le linee guida del mondo, di tutte le più importanti società scientifiche. Quindi dobbiamo sapere dire di no all'antibiotico in tre situazioni importanti: influenza, raffreddore e Covid. Questo deve essere un mantra per l'uso appropriato di antibiotici, perché se no il rischio è quello di tornare indietro al 1940, quando gli antibiotici non c'erano, perché gli antibiotici rischiano di non funzionare più. Quindi cerchiamo di preservarli, perché sono farmaci fondamentali, sono la nostra difesa numero uno nei confronti delle infezioni batteriche, e cerchiamo quindi di usarli bene e di permettergli di continuare a funzionare anche nel futuro. Pronto, buongiorno.
Buongiorno, sono Roberto dalla Spezia, ho 75 anni tra un po'. Sì? Allora, esattamente l'anno scorso a novembre sono risultato positivo tramite un tampone che ho fatto dal dottore. Poi dopo una settimana ero già negativo. Beh, allora ho fatto gli anticorpi, ne avevo pochi, però ce l'avevo, quindi vuol dire che ero venuto a contatto col Covid. Volevo chiedere se a distanza di un anno quello che è, il Covid può avermi lasciato una stanchezza che ho sempre addosso, però voglio premettere che ho una stenosi alla colonna vertebrale. Grazie. Direi di no, guardi. È molto probabile che lei abbia una stanchezza e dei doloretti legati alla stenosi della colonna vertebrale. Ecco, questo mi permette di aprire l'attenzione su quello che oggi è il long COVID, perché dobbiamo fare molta attenzione, nel senso che molte persone si autodiagnosticano, o addirittura ci sono alcuni miei colleghi che, quando non capiscono granché, dicono: ma sarà il long COVID. Ecco, il long COVID ha delle caratteristiche molto specifiche. Allora, un conto è quello che ha colpito i Liguri e gli italiani nel 2020 e parzialmente nel 2021, quando non eravamo vaccinati e il long COVID era veramente un problema, il post-COVID. Ma dall'avvento dei vaccini in poi, degli antivirali e tutta una serie di altre cose, oggi il long COVID è un problema molto minore. Certamente ci sono alcuni che soffrono di problemi successivi alle infezioni particolarmente impegnative, ma in generale, per chi è vaccinato e per chi ha fatto le cose fatte per bene, il long COVID non è più un problema. Quindi cerchiamo anche lì di fare delle diagnosi precise, perché per avere una diagnosi di non COVID bisogna avere una serie di segni e di sintomi, oltre che avere una correlazione con l'infezione acuta avvenuta in maniera particolarmente impegnativa. Diversamente si ha qualche cos'altro. Francesca scrive: avete riscontrato un peggioramento nelle persone malate di sclerosi multipla dopo aver fatto il vaccino? Due persone malate che conosco dicono di essere peggiorate. Io personalmente no, anzi ho visto un miglioramento nelle persone malate di sclerosi multipla, non della loro sclerosi multipla ma della loro vita, perché vi assicuro che, avendo avuto noi ricoverati qua nel 2020 parecchie persone che avevano la sclerosi multipla, le abbiamo anche viste morire, dopo che è arrivata la vaccinazione abbiamo visto queste persone avere magari delle forme lievi ma non avere più le forme impegnative. Quindi noi, tra l'altro, qui a San Martino siamo stati tra i primi, insieme al gruppo dei colleghi neurologi, a spingere e a vaccinare le persone affette da sclerosi multipla in trattamento attivo, magari con farmaci immunosoppressori. Quindi il messaggio è: chi ha la sclerosi multipla si vaccini, perché vi assicuro che avere il Covid e non essere vaccinati, e avere la sclerosi multipla e magari essere immunodepressi, vuol dire avere delle forme molto impegnative. Gaetano, buongiorno. Ciao, buongiorno Cristiano. Volevo fare una domanda al dottor Bassetti. Prego, ti sto ascoltando, prego. Ok. Senta, dottore, buongiorno. Io mi chiamo Gaetano, mi chiamo da Musalla. Senta, a parte il fatto che sono diabetico, ho problemi, sono portatore di un defibrillatore, ho 72 anni, un po' di acciacchi dovuto al mestieraccio che ho fatto. Sì. Io volevo sapere una cosa: quando sento sono super vaccinato, quarta dose e anche influenzale, volevo chiedere solo questo. Non so se posso nominarlo un farmaco, che io lo prendo a volte quando mi sento un pochino tutto rotto, lo prendo e subito mi sento per 2-3 giorni rinascere. Non so se posso dire l'Aulin, ma sì, secondo lei è veramente pericoloso? Perché io sono 40 anni che lo prendo. Io prima, quando facevo... Allora, ma aspetti Gaetano, che questo, diciamo, sentiamo professore, ma non è... Allora, lui probabilmente ogni tanto prende la nimesulide, lui ha usato il nome commerciale che è l'Aulin. Allora, non è che è pericoloso in senso generale, diciamo che con la nimesulide si sono visti dei casi di epatite, quindi della tossicità epatica, e quindi c'è stato qualche anno fa un'avvertenza, lo chiamiamo warning, sull'utilizzo di questo farmaco. Però io quello che posso dirle è questo: cioè, non è che uno può prendere così, dice: beh, siccome non sto tanto bene, mi prendo un po' di nimesulide o qualunque altro antinfiammatorio. Cioè, nel senso che i farmaci vanno presi quando servono, non è che uno lo può prendere, come dire, visto che mi ha fatto stare un po' meglio,
Cioè, se ci sono dei dolori legati a dei problemi, bisogna capire perché c'è il dolore, quindi bisogna fare magari una risonanza se ha dolori alla schiena, se ha dolori alle gambe, se ha dolori alle braccia, cercare di capire e poi evidentemente cercare di trattare la ragione per cui è venuto il dolore più che prendersi ogni tanto un Aulin. Così, ecco, bisogna fare molta attenzione perché i farmaci vanno presi sempre, soprattutto la nimesulide, dietro prescrizione medica e devono essere utilizzati quando servono. Non dimentichiamoci che, perché sennò qua facciamo sempre un po' di confusione, cioè, i farmaci, sono fondamentali, ma non è che ne possiamo abusare, perché se ne abusiamo, evidentemente il rischio poi anche di avere degli effetti collaterali. Quindi il messaggio è, ora, prendersi così un Auri ogni tanto, giusto per, io eviterei. Ecco, magari se proprio devo prendermi qualcosa ogni tanto, allora è meglio se mi mangio un pezzo di focaccia. Grazie, grazie al professor Matteo Bassetti. Non le faccio una battuta legata al vino perché siamo fuori tempo massimo, ne parliamo semmai la prossima volta, va bene? Grazie, arrivederci. Arrivederci a voi, arrivederci.